Buongiorno da Chiara Principi, buon venerdì 10 agosto, ben trovati a questa prima edizione di newsmarche.it e il web TG. Le notizie in un click. Partiamo subito dando uno sguardo alle notizie principali dall'Italia e dal mondo. La BCE lancia l'allarme sul credito delle imprese e la Confartigianato evidenzia, le banche riducono i prestiti e investono in bot. Incidente durante le prove in un rally, muoiono pilota e navigatore, la vettura cade in un burrone a Santo Padre nel Frusinate. Ancora numerosi gli incendi in tutta Italia, a Roma a rischio Madonnina Montemario, un piromane arrestato dalla polizia a Pordenone. Josefa Idem, quinta in finale la canoista, non c'entra la medaglia. Questo è il momento di smettere, ha detto, ma non siate tristi. Allarme FAO, a luglio balzo prezzi alimentari e cereali, dopo 3 mesi ribassi, spinge lo zucchero giù, la carne e il latte. Storica la Idem Josefa che ha sfiorato il podio. Ora guardiamo le notizie principali dalle Marche. Super provincia Marche Sud, Macerata, Ascoli e Fermo rivendicano i loro capoluoghi, lontano l'accordo. Maxi giro di fatture false per oltre 100 milioni di euro nelle Marche, scoperto dalla Guardia di Finanza di Ascoli. Denunciati 32 soggetti per frode carosello. Tre vitelli sbranati nel giro di una settimana vicino alle abitazioni e allarme lupi, secondo quanto denuncia la Coldiretti Marche, a Sant'Angelo in Vado. Emergenza idrica a Pesaro, in 100.000 senza acqua per 2 giorni. Il consigliere regionale a caccia Scarpetti, non è la prima volta. Parliamo ora di Macerata e ci colleghiamo subito, è il primo collegamento di oggi, con Alessandro Ranieri. Buongiorno a tutti. A Camerino, a causa della carenza idrica, il comune ha deciso di bloccare l'erogazione degli acquedotti di distribuzione al fine di poter permettere il riempimento dei serbatoi. Le alimentazioni sono state chiuse dalle 17 di ieri e sono state le seguenti: Montagnano, San Paolo, Le Mosse, Valicelle, Conce, Centro Storico, Viale Leopardi, Merniano, San Pietro e Sentino. Arrestato dalla squadra mobile di Macerata, un tunisino di 48 anni già tenuto d'occhio dalla polizia perché sospettato di spacciare droga nei pressi dell'hotel house di Porto Recanati. L'uomo è stato sorpreso a consegnare la droga a un noto tossicodipendente del posto. Poi perquisito, il tunisino è stato trovato in possesso di 3 bustine di eroina, nonché dei soldi appena ricevuti per gli stupefacenti. Grazie Alessandro. Si parla sempre di spaccio però ad Ancona, come ci dice Maurizia Gregori. Buongiorno dalla redazione di Radio Conero. Per mancanza di flagranza il Tribunale di Ancona ieri non ha convalidato l'arresto del tunisino 33enne accusato di aver ceduto 2 dosi d'eroina all'ex fidanzata di 22 anni, andata poi in overdose. L'uomo è rimasto comunque in carcere secondo quanto disposto dal giudice. Dopo aver rotto il vetro della porta d'ingresso di un appartamento al Parco del Cardeto, riportando una profonda ferita al polpaccio destro, ha dato in escandescenze al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette e ha aggredito un poliziotto. Il giudice monocratico Antonella Marrone ha convalidato l'arresto di Michele Pellecchia, 40 anni, originario di Bari. È tutto. Grazie Maurizia. Andiamo ora a Pesaro. Gabriele Grasso, la linea a te. Grazie per la linea. Economia. Ancora incertezze per l'industria pesarese nel secondo trimestre del 2012. Il presidente di Confindustria Pesaro Urbino, Claudio Pagliano, afferma: per crescere prendiamo spunto da chi sta avendo successo. Al via oggi la 33esima edizione del Rossini Opera Festival, un'edizione, come spiegato dal sovrintendente Gianfranco Mariotti, di qualità e fedele alle partiture. 2 le nuove produzioni, Ciro in Babilonia e Signor Bruschino. Da Pesaro è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Gabriele, sicuramente Radio Città Pesaro seguirà il ROF in tutti i suoi eventi importanti. Ci spostiamo ora, andiamo ad Ascoli, Piciano e Fermo, Ilenia Tozzi.
Ben trovati e grazie per la linea. La funzione pubblica CGIL delle Marche esprime profonda preoccupazione per l'approvazione della spending review contenente il riordino delle province e quindi anche l'accorpamento di Macerata, Ascoli e Fermo. Con questa manovra, commenta il sindacato, si rischia di sacrificare professionalità e indebolire o chiudere servizi fondamentali. Coppa Adriatica di Ascoli dona alimenti invenduti all'associazione Dianova attraverso il progetto partito dal 2003 Brutti ma buoni. Grazie per la linea. Grazie Dilenia. Andiamo ora a Senigallia, nella spiaggia di Veluto, con il nostro Alberto Olivieri. Buon inizio di giornata a tutti quanti voi. Per uomini e paesaggi, un aperitivo al museo Marche, una regione sul mare, alle 18.30. L'incontro sarà tenuto dall'ambasciatore Luigi Vittorio Ferraris dell'Università La Sapienza di Roma. Summer Jamboree numero 13 sul main stage del Foro Nonario, in arrivo questa sera dagli anni 50 e dalla scena bostoniana, Freddy Boom Boom Cannon. Tutte le notizie e gli approfondimenti su radioveluto.it. Buona giornata. Grazie Alberto. E poi oggi è la giornata del burlesque, un altro evento importante, c'è molto attesa infatti per questo evento a Senigallia. Ora diamo uno sguardo a quello che sarà il tempo di oggi. Cielo ancora sereno ovviamente, nuvoloso solo nella prima parte della giornata, ma qualche addensamento poi si risolverà nel pomeriggio. C'è la probabilità di locali e brevi piovaschi acquazzoni nel pomeriggio sulla dorsale appenninica a nord. Torniamo in studio, ora il consueto servizio per darvi l'aggiornamento e il racconto quotidiano di questo bel festival, il Summer Jamboree. Yamo yamo pretty mamo, yamo yamo pretty mamo, yamo 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 pretty mami look good to me. Nonostante il grande caldo di questi giorni d'agosto, il pubblico non è mai mancato agli appuntamenti del festival, a testimonianza del solido rapporto instaurato nel corso dei tanti anni. Summer Jamboree significa divertimento, significa rock and roll, e queste due componenti si coniugano alla perfezione nel ballo. I ballerini che ogni sera animano il sottopalco e praticamente ogni angolo della città di Senigallia sono tantissimi. Per loro e per chi ancora non si è avvicinato a questo mondo, l'organizzazione ha previsto dei corsi di ballo gratuiti, come ci spiegano Enrico e Francesca. Ai corsi durante il Summer Jamboree ci sono tantissime opportunità per imparare a ballare o per perfezionare il proprio stile di ballo. Durante tutte le giornate del festival, dalle 18 alle 19 alla Rocca Roveresca, nella splendida location del centro storico di Senigallia, vengono fatte delle lezioni gratuite, quindi aperte a tutti, di jive e degli altri stili di ballo, quelli proprio più popolari, più accattivanti, per passare un'ora in allegria insieme agli insegnanti che poi insegnano insieme a noi anche durante l'inverno, e i nuovi corsi di ballo inizieranno già a settembre. Mentre nell'ultimo fine settimana del festival, 10, 11 e 12 agosto, c'è questa interessantissima opportunità del Summer Jamboree Dance Camp, ovvero un vero e proprio full immersion di lezioni di ballo con grandissimi professionisti che vengono da tutta Europa, e infatti le iscrizioni stanno arrivando veramente da Madrid, Berlino, veramente un momento di scambio internazionale anche con le scarpe da ballo ai piedi. Enrico si è esibito sul palco nello spettacolo di martedì insieme a Johnny Farina, e lo rivedremo anche sabato nel Rock and Roll Show insieme alla Big Band. Abbiamo ballato per lo show di Johnny Farina questa sera, ci siamo veramente divertiti, è stato un piacere molto emozionante, e speriamo di riavere l'opportunità di partecipare a questi show con i grandissimi artisti degli anni 50. Let's dance! Bene, il racconto consueto dei Summer Jamboree è davvero divertente. Grazie alla redazione, vi do appuntamento a questo pomeriggio. Il TG Web ospita l'intervista consueta con il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca. Buona giornata.